Il catalogo del progetto Arti Visive promosso dalla provincia di Cosenza è stato presentato nel corso di un incontro che si è svolto al Museo delle Arti e dei Mestieri di Cosenza. Un momento che ha sancito la conclusione del progetto attraverso un volume che raccoglie le opere dei 30 artisti che hanno esposto nell'ambito del progetto. È un importante progetto perché con questo progetto noi abbiamo voluto offrire una opportunità ai nostri artisti, ai nostri talenti, per mettere in evidenza quelle che sono opere importanti, di grandissimo valore, di grandissima qualità. Abbiamo fatto un bando aperto, hanno partecipato in 30 artisti e non abbiamo selezionato, abbiamo voluto dare a tutti la possibilità di essere presenti in questa iniziativa. Ci sono opere di grande valore, dietro ogni opera c'è un talento che esprime la sua dimensione culturale, la sua interiorità. Abbiamo voluto raccogliere queste opere in un catalogo per evitare che con il tempo si cancellasse un'iniziativa importante come questa. Un'iniziativa che ha saputo dare risalto agli artisti del territorio che hanno trovato occasione di visibilità della propria produzione artistica. Le istituzioni possono fare tanto, si tratta di crederci e di avere voglia di lavorare sulle cose. E questa sera è stato il momento d'incontro tra tanti stili, tra tanti percorsi, e questo incontro poi ne resterà traccia nel catalogo che abbiamo consegnato agli artisti, che appunto dà testimonianza di tutto questo percorso che c'è stato. Una vetrina non da poco per 30 artisti del territorio che hanno avuto la possibilità di far conoscere alcune delle proprie opere e dare l'idea della loro creatività. La mano deve vivere in simbiosi, col pennello, e queste opere sono l'espressione di come la mia mente viene impressionata dall'amore per la vita che si fonde nell'amore per l'arte. Il mio travaglio interiore culmina dando alla luce queste opere che immortalano l'attimo stesso in cui l'amore per la vita si fonde, l'amore della vita si fonde con l'amore per l'arte. La mia, che è una tecnica innovativa. Quello che a me piace fare è far emergere il colore dalla tela. In effetti molte delle mie tecniche sono tele su tele e uso molto i materiali, tipo in questo ho usato la lamina in bronzo e in altri magari la lamina in argento, tessere di vetro, e legno, tutto ciò che è materia è quello che cerco di far risaltare dalle mie opere.